Sì, una campagna elettorale dura, complessa, una campagna elettorale che ci ha visto presenti in tutti e 203 comuni della Toscana che vanno al voto. Noi presentiamo una nuova classe dirigente di amministratori, giovani, preparati, a contatto con i cittadini. E noi ci presenteremo in queste elezioni con un gruppo di giovani che vogliono contribuire a quello che è il progetto che Matteo Renzi sta portando avanti in Italia. Riformare un paese troppo stanco, riformare delle istituzioni stanche, ridare dignità alla politica. E questo è quello che stiamo facendo in queste settimane di campagna elettorale. Non si vota solamente per le amministrative, si vota anche per le europee. Il voto delle europee è un voto importante, tanti lo sottovalutano. Invece raccontare, poter presentare un'Italia che cambia anche in Europa è importante ed è per questo importante dare un voto al Partito Democratico. Un Partito Democratico più forte all'interno del Partito Socialista Europeo permetterà di imprimere un'accelerazione e una svolta riformista anche in Europa. E per fare questo noi siamo lieti, siamo davvero onorati di poter ospitare la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico Nazionale in Toscana. Ci sarà il nostro segretario nazionale e Presidente del Consiglio Matteo Renzi che alle 20 in piazza della Signoria concluderà la campagna elettorale raccontando la sua idea di Europa e raccontando anche quello che abbiamo fatto in Italia. In questo momento c'è chi specula sulla rabbia e sulla disperazione dei cittadini e chi invece sta costruendo e raccontando un progetto di futuro. Quindi noi siamo dalla parte di chi vuole costruire un'Italia nuova, bella e che non speculi sulle difficoltà degli altri. Il 25 maggio partecipate e votate Partito Democratico.